Ragazzi, insomma, ci risiamo. A poco più di un mese di distanza dal casino scaturito dal film di Sonic, ci ritroviamo di nuovo in una situazione praticamente identica, anche se questa volta il problema è tutto italiano. Breve riassunto per chi non avesse seguito i recenti avvenimenti. Netflix ha fatto sbarcare sul suo catalogo online uno degli anime più importanti degli ultimi 30 anni, Neon Genesis Evangelion. La creazione di Hideaki Anno, prodotta da Gainax, ha avuto un impatto enorme sul medium a livello mondiale, anzi, probabilmente è stato un vero e proprio fenomeno culturale. Grazie alla perfetta fusione di animazione giapponese e riferimenti a religione e cultura occidentale, Neon Genesis Evangelion è un prodotto graziato da una trama profonda e complessa, in grado di trattare temi neanche solo sfiorati prima di essa. Abbiamo strazianti riflessioni sulla solitudine, esplorazioni di tabù come sessualità e depressione, ma soprattutto un'attenta analisi della maturazione interiore di ogni individuo nell'inevitabile passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Non c'è da stupirsi quindi come, nonostante l'età della produzione, la serie sia ancora viva nella memoria dei fan, anche grazie a un universo narrativo espanso che tra spin-off, reboot e remake non ha mai smesso di far parlare di sé. Netflix, conscia del forte appeal della serie, ha deciso di trattare con i guanti questa icona pop, investendo in una versione rivista e corretta dell'adattamento originale italiano degli anni 90. Per andare sul sicuro, si è affidata a chi aveva diretto i lavori la prima volta, Gualtiero Cannarsi, conscia del fatto che nessuno, meglio di lui, avrebbe potuto dare una spolverata ai dialoghi, modernizzandoli sempre e comunque nel totale rispetto del materiale originale. Cosa poteva andare storto? Nulla, anche se in realtà questa operazione è stata disastrosa. Se avete avuto accesso a internet nelle ultime settimane, è impossibile che non siate a conoscenza di quello che è successo. L'operazione di Cannarsi si è rivelata un vero e proprio fallimento su tutti i fronti e gli spettatori italiani si sono trovati di fronte a un adattamento ignobile quanto grottesco. Non vi riporterò nessuna delle assurde frasi che caratterizzano l'Evangelion italiano del 2019, anche perché sono state già esposte più e più volte da tutto il mondo. E il lavoro di Cannarsi è stato deriso a sufficienza, anche da chi probabilmente non aveva l'autorevolezza di farlo. È innegabile che l'adattamento fallisca il suo compito principale, quello di venire incontro al pubblico di oggi, proponendo dei dialoghi artefatti, a tratti incomprensibili, che stravolgono completamente le personalità dei protagonisti. Ancora una volta l'odio che si riversa nei confronti di un lavoro mediocre è così travolgente da costringere Netflix a correre ai ripari. È di oggi infatti l'annuncio sui social che la piattaforma di streaming ha ascoltato il misuratissimo feedback del pubblico e ha deciso di fare marcia indietro sul doppiaggio italiano. Per ora è stato rimosso dalla piattaforma, ma come se non bastasse, Netflix ha intenzione di proporre una nuova versione facendo ripartire di fatto i lavori da zero. Proprio come la storia del film di Sonic, il pubblico è tiranno e la sua voce spaventa. Parecchio. Il dietrofront sul design del porcospino blu aveva il suo senso nell'ottica dei guadagni mancati. La produzione del film ha preferito rimandare l'uscita e investire ulteriori risorse economiche per accontentare le richieste del pubblico, nella speranza di riuscire ad ammortizzare un flop praticamente annunciato. Qui, su Netflix, con un modello economico basato sugli abbonamenti e non direttamente sulla disposizione degli spettatori a pagare per una singola opera, il fatto è ancora più emblematico. Meglio commissionare dei nuovi lavori, aumentando notevolmente i costi di produzione, piuttosto che screditarsi di fronte ai propri abbonati. E la risposta sui social sembra premiare ancora una volta le politiche accomodanti di chi produce o distribuisce il titolo sotto attacco. Sono sempre due le questioni che si aprono a questo punto. La prima è come sia possibile che l'adattamento di Cannarsi sia stato approvato. Proprio come l'orrendo design di Sonic, non ci credo che nessuno abbia provato a mettere bocca su quello che aveva tutte le carte in regola per diventare una parodia più che un adattamento. E badate bene, i doppiatori non c'entrano niente, loro sono tenuti ad attenersi al materiale che gli viene fornito. Un po' come dei muratori che stanno costruendo una casa, devono rispettare il progetto dell'architetto, e in questo caso Cannarsi è l'architetto. Ubriaco, probabilmente, ma è sua la responsabilità di questo disastro. E per finire, il secondo problema è che inizia a spaventarmi questo superpotere della folla che impone il suo volere e mette bocca all'interno delle produzioni. Certo, in questo caso era palese lo scempio che era stato fatto e siamo tutti felici che qualcuno proverà a metterci una toppa sopra. Ma quanti di quelli che hanno inveito erano veramente titolati per farlo? Internet funziona in un modo molto strano e spesso la gente va dietro a chi urla più forte, senza domandarsi se valga la pena strillare ed umiliare gli altri.
E se nel futuro dovesse presentarsi una situazione meno palese? Dove un'opera imperfetta ma comunque meritevole di essere fruita non riceve l'approvazione del grande pubblico? Che c'è? Iniziamo a negare anche la possibilità che dei flop nel tempo diventino dei cult? Mi raccomando, voglio sentire le vostre opinioni su tutta questa storia nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, da Neo Tokyo, ciao!